Va annullata la revoca del nulla osta al lavoro concesso in precedenza, revoca che è originata dalla scoperta di un provvedimento di espulsione dell'anno 2003, il cui effetto di impedire il rientro non si è ancora esaurito. Il provvedimento di revoca viene adottato a discrezione della pubblica amministrazione, in quanto quest'ultima deve verificare l'interesse pubblico al ripristino, sia pur tardivo, della legalità violata, rispetto alla fiducia ormai maturata dalla ricorrente e dal suo datore di lavoro sulla legittima presenza in Italia della prima, vista anche la condotta successiva regolare da parte della lavoratrice. Pertanto, nel caso di specie, la revoca non poteva costituire un effetto automatico della scoperta del precedente decreto di espulsione, ma solo la fase finale di un approfondito paragone dei contrapposti interessi in gioco. D'altronde, è quel che dovrebbe sempre accadere quando si intende adottare un provvedimento cosiddetto di secondo grado, che impone, fra l'altro, anche di garantire il contraddittorio con la parte in causa.